chiama in causa in maniera molto evidente, avrei alcune considerazioni da fare, perché sicuramente mostra degli intenti di questa amministrazione lodevoli, mostra come si possono avere a cuore gli interessi della nostra città, cercando di tutelare l'ambiente, di tutelare la salute dei cittadini, con delle iniziative che sono tutto sommato affrontabili e che portano poi anche un miglioramento anche dell'economia per la città stessa. In questi periodi di crisi direi che sono sicuramente delle azioni da intraprendere. Allo stesso tempo, però, siccome sono sempre un po' più severa, direi, di molti anche pensatori ambientali del PD, mi permetto di dire che ci sono varie cose che non vanno dentro questo piano, anche abbastanza grosse, o comunque che possano essere motivo di riflessione per la Giunta e per il Sindaco. Perché, ad esempio, per quanto riguarda le biomasse, è sicuramente apprezzabile che vengano dati degli indirizzi volti a non incentivare ulteriormente gli impianti a biomasse, oltre già a quello che purtroppo è stato fatto. Si danno degli indirizzi particolari riguardo al loro utilizzo per lo smaltimento dei reflui di allevamento, perfetto, abbiamo molti allevamenti di polli, comunque dove ci sia della produzione di pollina, e quelli sarebbero i luoghi deputati alla costruzione di piccoli biodigestori. Si dà quindi si privilegia questi tipi di impianti. Allo stesso tempo però c'è scritto, mi viene da dire giustamente, insomma, che questo non può impedire la proliferazione di altri impianti di questo tipo alla sola finalità economica, perché purtroppo gli incentivi ci sono, allora li veniamo a spuntare come i funghi, come ha spuntato quello di Corazzalino, come vogliono fare anche in altre zone, anche in altre province, comunque qui vicino a noi, in cui il materiale viene portato da fuori, semplicemente al solo scopo di incamerare i soldi che i cittadini danno per le fonti rinnovabili, ma i nostri soldi dovrebbero ricadere sulla comunità, non andare ad ingrossare il portafoglio di alcuni imprenditori. E quindi io sollecito l'amministrazione a prendere finalmente in seria considerazione la stesura di un piano che decida una volta per tutte che cosa sul territorio si può fare o no. Si può fare un discorso di questo tipo, una programmazione che limiti questi impianti, che altrimenti godrebbero di una semplice autorizzazione alla costruzione, in modo che questi abbiano possibilità di esistere solo se ricadono dentro determinate caratteristiche. Poi, quindi, lo semplice snellimento delle procedure o affidarsi alla buona speranza direi che è un po' troppo poco, come anche del resto per il piano delle antenne. Sappiamo benissimo che c'è una legislazione che permette quasi a tutti di installare antenne quasi ogni dove, ma se il piano delle antenne viene stilato da tecnici competenti, questo può servire per limitare i danni. Quindi io penso che questa amministrazione debba compiere un passo in più e mettere a punto questi due piani. L'altra cosa che è interessante sicuramente è la riqualificazione degli impianti per la produzione di calore. Allo stesso tempo mi viene un po' da sorridere a pensare, quando ho letto che sono state fatte notevoli migliorie, 133 interventi di miglioramento per quanto riguarda la gestione calore, quando io dal 2009 che continuo a dire che quel contratto che abbiamo con ERA è un contratto da rescindere o comunque da farlo cambiare, perché non è possibile che ERA impedisca che arrivi una ESCO e che a costo zero per l'amministrazione comunale rimetta a efficienza energetica l'impianto. Quelli sì che sarebbero azioni da fare e porterebbero un grande miglioramento dal punto di vista della qualità ambientale e una diminuzione dei consumi energetici, nonché una diminuzione per le spese come diciamo, riscaldamento per gli anni a venire.
Un'altra cosa che devo dire purtroppo mi ha veramente fatto caponare la pelle è stato leggere che il teleriscaldamento viene considerata qualcosa di positivo. Il teleriscaldamento è una mannaia che era adeguatamente costruito per i cittadini forlivesi e che questa amministrazione dovrebbe avere almeno il coraggio di chiamare col suo nome e non di dire che è un ottimo progetto, perché altrimenti continuiamo a non capirci. Il teleriscaldamento fatto così da ERA è una disgrazia, perché distrugge semplicemente la città, non ci sarà nessun miglioramento dal punto di vista né dei risparmi in emissioni né dei risparmi proprio per quanto riguarda l'economia, il portafoglio dei cittadini, anzi, verranno obbligati a fare una scelta coatta anche se si sono appena installati una caldaia nuova a condensazione, è qualcosa di assolutamente negativo e quindi leggere questo mi ha fatto veramente male, devo dire, in questo piano. Le ultime cose per quanto riguarda appunto leggere che ci saranno minori emissioni, ci sarà il risparmio per i cittadini, come vi ho detto assolutamente non è vero. Bene per le luci, per l'illuminazione pubblica, le luci votive, bene per il discorso del miglioramento del trasporto pubblico locale, vorrei ricordare a tutti quante cose avremmo potuto fare se i soldi dell'aeroporto fossero stati investiti lì. Questo solo a memento, sicuramente quello che abbiamo oggi è poco, dobbiamo fare di più perché i due parcheggi scambiatori e il servizio di navette è ancora inadeguato, però cercheremo di controllare nei monitoraggi che verranno se ci sono effettivamente dei miglioramenti e non vorrei solo che ci fosse un semplice controllo delle dispersioni o del poco altro. Comunque mi asterrò perché, come avete sentito, ho molte perplessità, anche se apprezzo comunque il tentativo dell'amministrazione di fare qualcosa di innovativo. Grazie. Grazie, consigliere Spada, prego.